In questi giorni si parla di caduta del governo e in caso di caduta del governo si è sempre ipotizzato che, a parte forse un governo tecnico, ma se dovesse vincere la Lega, si dovrebbe alleare o con Forza Italia o con Fratelli d'Italia o con tutti e due. In quanto Forza Italia ha l'8%, alcuni dicono 6, Fratelli d'Italia uguale, tra il 6 e l'8%, perché Salvini potrebbe farcela da sola superando il 40%, però è un po' difficile riuscire ad andare con un unico partito al governo. Però non si è mai ipotizzato che la Lega potrebbe tornare al governo con il Movimento 5 Stelle, però in maniera diametralmente opposta. Nel 2018 il Movimento 5 Stelle ha avuto più voti di tutti e quindi ha avuto come 34%, mentre la Lega aveva il 17%, quindi i parlamentari sono di più quelli della Lega di tutti i partiti che ci sono in questo momento. Nel caso che vincesse la Lega, sarebbe Salvini presidente del Consiglio, in quanto partito con quasi il 40% o più del 40%. Salvini presidente del Consiglio, non ci sarebbe nessun vicepresidente del Consiglio, o forse c'è, sarebbe uno della Lega. Di Maio, forse con il secondo mandato, sarebbe a casa, o forse in un altro partito fondato, o forse cambiando le regole sarebbe ancora lì, ma non sarebbe certo vicepresidente del Consiglio. Magari se fosse ancora capo politico del Movimento 5 Stelle, sarebbe magari un ministro, però un ministro magari non un grande ministero, un ministero un po' defilato in modo che non possa interferire con le decisioni di Salvini, che avrebbe la maggioranza dei ministri, lascerebbe qualche ministro sempre defilato, qualche ministero non importantissimo al Movimento 5 Stelle, che però non avrebbe più nessuna funzione, non ci sarebbe un contratto tra i due, ci sarebbe qualche cosa per il Movimento 5 Stelle e tutto sarebbe comunque programma unico della Lega con Presidente del Consiglio Matteo Salvini. Quindi questa è un'opzione che molti non hanno voluto vedere, non hanno preso in ipotesi, però se Salvini, partito della Lega, non vuole allearsi con Forza Italia, se si allea con Forza Italia rimarrebbe un partito di centrodestra. Se si allea con la Meloni di Fratelli d'Italia, la coalizione di governo sarebbe di destra, quindi ci sarebbe un governo esclusivamente di destra, il primo nella storia della Repubblica, governo di destra. Con Forza Italia sarebbe centrodestra, più sbilanciato magari verso la destra, con il Movimento 5 Stelle sarebbe uguale, però il Movimento 5 Stelle avendo magari il 15% dei voti sarebbe comunque un governo di centrodestra, ma magari non troppo a destra. Quindi questa è un'ipotesi che molti non vogliono vedere, non hanno voluto vedere o non hanno preso in considerazione, ma è una ipotesi tra le tante, non tante, tra le poche che si possano fare. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo editoriale. Arrivederci.